Il Palacossiga, palazzetto dello sport comunale, potrebbe riaprire ospitando l'hub vaccinale cittadino. La struttura ha tutti i requisiti per ospitare un flusso importante di utenti, come affermato dal responsabile del servizio prevenzione dell'ASP di Caltanissetta. Stamattina il sindaco Lucio Greco, i componenti dell'ASP di Caltanissetta e della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo alla struttura di Contrada Marchitello. L'assessore Cristian Malluzzo, da mesi impegnato alla riapertura del Pala Cossiga, ha già fatto ripristinare l'impianto dell'illuminazione di emergenza, la sostituzione degli idranti, l'impianto elettrico. Entro una settimana dovrebbero essere attivi anche il collegamento della videosorveglianza e dell'illuminazione esterna. Questo ulteriore sopralluogo serve anche a capire tutti gli adempimenti necessari per poter rendere operativo questo hub vaccinale che, voglio ricordare, è stato individuato dall'ASP dopo la presentazione di più ipotesi di lavoro da parte del Comune, e quindi siamo qui per accelerare tutti gli iter autorizzativi ancora mancanti e in più completare gli ultimi interventi necessari per fare in modo che si possa aprire con sicurezza questo hub vaccinale nella città di Gela. Stiamo mettendo a disposizione la ripartizione per fare in tempi stretti tutto quello che occorre, ad iniziare dall'agibilità che mancava perché era scaduta a seguito di tutti gli atti vandalici che sono stati fatti, più altri piccoli interventi di messa in sicurezza e di pulizia all'interno del palazzetto dello sport. Dopodiché credo che nel giro di poche settimane, se tutto va bene e non ci sono sorprese dell'ultimo momento, penso che dovremmo essere operativi. Secondo Cinzia Granvillano, responsabile del servizio di prevenzione dell'ASP di Caltanissetta, il palazzetto dello sport comunale ha tutti i requisiti per ospitare il centro hub vaccinale cittadino, ma avverte, l'ultima parola spetterà al Comune e alla Protezione Civile. I palazzetti dello sport vengono strutturati e vengono creati proprio per gestire un afflusso di pubblico notevole, quindi gestirne sia lo stazionamento all'interno che eventualmente le vie di fuga e le vie di esodo, quindi per questo è particolarmente adatta alla realizzazione di un hub vaccinale. Poi la presenza di numerosi servizi igienici e di spazi interni anche per l'attesa, soprattutto per i soggetti fragili, fa di questa struttura una struttura molto papabile. Questo dal punto di vista nostro, della realizzazione del lab. Ovviamente la parola sta al Comune e alla Protezione Civile per la verifica dei documenti, quindi dell'agibilità e della fattibilità strutturale. Qualora ci fossero questi documenti, in quanto tempo potrebbe essere realizzato l'hub? Beh, per noi sono i tempi di reclutamento del personale, dipende dalla Protezione Civile il tempo che impiegherà ad allestire le postazioni. Ormai abbiamo visto che sono rapidissimi a fare questo, abbiamo già l'esperienza del lab di Caltanissetta, eppure dal Comune per i tempi di ripristino, perché abbiamo visto che i locali sono in buone condizioni, però necessitano ovviamente di una pulizia profonda, a volte del ripristino delle condizioni igieniche delle pareti, proprio per il non uso dei locali.